Salve per Radio Antenna Verde, la rubrica radiofonica scolastica è nata da qualche anno. Abbiamo nel Teatro Romano di Minturne il maestro Parente, il quale dirige un gruppo musicale dal nome? Il Giardino della Pietra Fiorita. Si spiega la curiosità, perché una pietra fiorita? Io sono di origini di Corena Ausonio e Corena Ausonio per il marmo, per il perlato, poteva essere un gioiellino della ciociaria, e allora ho pensato di dare questo piccolo contributo musicale chiamando appunto l'ensemble di organetti il Giardino della Pietra Fiorita, sperando che questo paese possa rinascere. E da quando ha iniziato lo studio dell'organetto? L'organetto io è da anni, solo questo progetto ormai dura da 30 anni. E da questo progetto nascono musicisti e tantissimi altri gruppi che poi prendono altre strade, e questo è uno dei tanti, il Giardino della Pietra Fiorita appunto. Lei vive fuori? Io vivo a Coreno e vado in giro per i paesi, a Roma, nelle scuole, insieme alla Erte Scotti, che è il mio collaboratore, ad insegnare appunto l'organetto. Organetto, proprio l'organetto, va bene. Alla prossima la lascio perché è impegnatissimo. La prossima mi turno il 7. 7 di luglio. Il 7 di luglio. E poi ci vediamo sulle montagne di Corena Ausonio, proprio al confine, a Vallauria Piccola, tra Castelforte, Suio, Sant'Andrea, per l'omaggio ai caduti, fine giugno, inizio luglio, su questa vecchia aia rimasta intatta dai bombardamenti. Ogni anno noi facciamo un omaggio ai caduti, civili e non. Non mancherà il motivo, la vita è bella. Il motivo della vita è bella di Piovani sicuramente, ma ci saranno anche un ospite come ogni anno, uno dei tanti è stato Monio Vaglia, e anche quest'anno ci sarà un ospite d'eccezione. Per concludere, i motivi sono originari? I motivi di cosa? I motivi musicali che lei... I motivi musicali, io parto dalle mie tradizioni, che sono appunto della terra di lavoro, però si espandono un po' anche ad altri generi, perciò l'organetto visto in modo tradizionale, ma visto anche in modo evolutivo. Parecchi dei nostri concerti, per esempio, li eseguiamo in chiesa, dove abbiamo un repertorio anche tra il sacro e il profano molto importante. Quindi ecco, l'introduzione della batteria che non avrebbe nulla a che fare se fosse... Invece, esatto. Perfetto. Diciamo che avvicina questo, meglio ancora i giovani, avvicina anche delle quindi non generazioni. È solo per noi di una certa età, ma anche non rivolto. È solo per le, diciamo tra virgolette, le vecchie generazioni, sì. ma anche per lui. Grazie per il tempo dedicato. Grazie a lei e a presto. Buone cose. Arrivederci. Piacere.